Amici del Tempio, benvenuti nel mio canale. Oggi in questo video voglio trattare un argomento un po' simpatico, se no sempre storie di grandi maestri interessanti, fonti storiche, altre cose, sì. Però oggi voglio fare una risata con voi su un particolare movimento di un kata che sicuramente conoscete meglio di me, il kata Empi. Sul kata Empi avevo già fatto un altro video su un passaggio particolare tecnico. Oggi invece voglio aprire una parentesi sempre su questo kata, però su un passaggio particolare ma divertente. Vai! Allora ragazzi, divertente sì, perché sicuramente l'avete già capito dal titolo di questo video, divertente perché c'è un passaggio che tutti conoscete. Allora, dopo l'Agetsuki, il classico movimento del polso della mano. Allora, come si fa questo movimento? Ho fatto indagini, dopo vi dico come lo faccio io di solito in palestra, ma sono andato alla fonte, sono andato dai video storici in bianco e nero del grande Nakayama e sono andato anche a vedere la mitica Bibbia dei suoi volumi sui kata, le famose illustrazioni che hanno fatto un po' da dominio nel mondo. Allora, ci sono diverse, almeno diciamo due filoni particolari tecnici a cui bisogna stare abbastanza, nel mio modesto parere, abbastanza vicino. Cioè, c'è una parte vecchia su dei video, come vi dicevo, di Nakayama, dopo l'Agetsuki, l'apertura della mano diretta, che poi fa una presa, prende il collo, prende il bavero del karategi e ognuno ci mette la sua, prende la spalla, tira poi con l'Itsagashira, vabbè, ok, ognuno, e va bene, fa la sua interpretazione. Vado a vedere i video del grandissimo Kanazawa. Lui invece non apre diretto ma fa una leggera apertura, in segno che chiaramente prende qualcosa, come vi dicevo, il collo, il bavero, qualsiasi cosa, per poi fare l'Itsagashira. E fin lì ci siamo. Andiamo avanti con gli anni, arrivo al trio italiano campionissimi Figuccio, Marino e Valdesi, dove fanno un'apertura diciamo un pochino più, secondo me, un pochino più personale, un pochino più rivista, ma sempre plausibile. Cioè fanno un movimento di apertura e di chiusura, ok? Apertura e chiusura. Oh, ecco, arriviamo al punto del video. C'è qualcuno, secondo me, che forse è andato un po' fuori strada, perché, come dicevo dal titolo di questo video, secondo me fa un vero e proprio giro pizza. Sì, il giro pizza di solito nelle pizzerie si fa il martedì. Dice Massimo, sei impazzito, c'entra in picco il giro pizza. Sì, c'entra molto, perché le ultime gare che ho visto, a cui ho partecipato con i ragazzi, ho notato degli MP, magari, infatti, ognuno fa come può, discretamente bene, benissimo, eccetera eccetera, poi si arriva all'Agetsuki e poi c'è il mitico giro pizza, proprio così, arrivo, apro, stendo così e poi il giro pizza e poi parto. E lì sono un po' rimasto. Faccio indagini, sapete che sono molto curioso, faccio indagini nel web e addirittura scopro altri tre particolari modi allucinanti di fare, per me allucinanti modi di fare questo passaggio. Andiamo oltre il giro pizza. Io pensavo che la fantasia magari si fermava lì con questo giro pizza e là, invece no, ho trovato anche un veramente cattivo giro tridente, come un cobra che dopo aver fatto l'Agetsuki fa questo movimento a cobra, non so, forse prende gli occhi, il dito nel naso e leva una cosa, non lo so, questo attacco qui al tridente, l'attacco del cobra, l'ho chiamato io, molto molto allucinato questa cosa qui, proprio. Beh, datemi il vostro parere ragazzi, scrivete nei commenti, ma io proprio non l'ho mai visto. E poi invece sono andato alla terza visione, che veramente mi ha un po' scioccato, pensavo che ci si fermasse al giro pizza, al cobra, poi questo col cobra che magari va anche di moda, invece no. Ho trovato anche il movimento del mago Silva. Dice, ma che è il movimento del mago Silva? Sì, il movimento del mago Silva, dopo la che apro e poi richiudo, cioè faccio proprio un movimento di apertura e di chiusura del polso della mano, cioè tipo il mago Silva che ti ipnotizza. Ecco, questo veramente mi mancava. Ora ragazzi, guarda, state facendo due risate, cioè Massimo è impazzito, non sa più che video fare. No, ce n'ho talmente tanti nella testa, però questo qui mi sono dovuto fermare, perché ragazzi, giro pizza, il cobra e il mago Silva sicuramente a voi vi sono sfuggiti. Arriviamo alle conclusioni, vai. Ok ragazzi, arriviamo alle conclusioni. Le conclusioni non ci sono, dai, questo è un video da farci due risate e si attacca un po' agli altri video, i peggiori maestri del karate italiano, le bad behavior che ognuno può e deve avere, fate come volete in palestra, e poi anche le falsità del karate agonistico. Questa gara di sputacchino, di sputa più lontano vince, se non avete visto il video, guardatelo, vi fate due risate insieme a me. E oggi ho voluto mettere per forza, ragazzi, il giro pizza, che proprio secondo me non si può vedere. Poi faremo altri video, magari forse un pochino più interessanti, magari chi di garba questi qui bene, se no faremo qualcosa di un pochino più tecnico, ma chi se ne frega, tanto ci facciamo una risata.
alta. Allora ragazzi, fatemi sapere, ma voi dopo la Getsuki come la fate sta mano? L'aprite diretta, fate il giro pizza, pizza e birretta? Fatemi sapere. Ciao dal Tempio Massimo.